Abbiamo voluto non fare una celebrazione, ma abbiamo fatto vari eventi partendo all'Aia la scorsa settimana alla Corte di Giustizia con vari capi di Stato. Poi abbiamo svolto l'altro giorno un incontro internazionale che si chiama Mediterraneo del futuro con i rappresentanti cinesi, c'era Piero De Luca, Gennaro Migliore ed altri parlamentari. Perché? Perché noi 30 anni fa dicemmo una cosa importante. L'Unione Europea si vuole allargare ad est, eravamo proprio all'indomani della caduta del muro di Berlino, però bisogna dare uno sguardo al Mediterraneo. Il Mediterraneo non deve restare una frontiera abbandonata e poi bisogna parlare non dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, quindi i cinque europei e quelli della riva sud, ma del grande Mediterraneo. Ecco, questo era il libro di 30 anni fa. Grande Mediterraneo che avrebbe dovuto comprendere per noi dall'89 anche la Cina, i paesi del Golfo Persico, l'Iraq e l'Iran, perché noi dicevamo 30 anni fa saranno quei paesi a incidere sugli sviluppi, a decidere sul destino di quest'area geografica. Chi legge questo libro di 30 anni fa vede che le cose si sono avverate. Adesso stiamo lavorando sul 2050. E che succede nel 2050 e qual è il legame con l'economia dei beni confiscati? Beni confiscati che stanno nel cuore delle nostre attività. Abbiamo costituito qui l'Osservatorio Mediterraneo sulla criminalità organizzata e le mafie. Se ci fate l'onore di venirci a visitare, ci sono più di 5.000 video. Se vado a questo computer, ci sono interviste rare di Giovanni Falcone, di Borsellino, di Caponnetto, sembra come se stessero qui nella sala. Abbiamo ottenuto dalla RAI di convertirle in una maniera emozionale, come pure dei video rari di Giancarlo Siani e di tutta la sua storia che vi invito a venire a visitare. Bene, che cosa c'entra questo con i beni confiscati? C'entra perché ancora oggi l'Unione Europea e gli organismi internazionali lavorano su documenti vecchi e Franco Roberti, che si avvicenda adesso in questo straordinario ma complesso meccanismo di burocratura, come la definisco io, cioè la dittatura della burocrazia che spesso crea la democratura, cioè la dittatura della democrazia, lavorano su documenti datati, senza guardare a che cosa succede domani. Che succede nel 2050? Beh, tante cose, saremo 13 miliardi. L'India raddoppia, l'Africa raddoppia e l'Europa si riduce a 350-400 milioni, vi lascio più o meno 10%. L'85% dei paesi europei mediterranei sarà over 65, saremo di meno e vecchi. E allora dove sta il problema delle migrazioni? Noi avremo bisogno di 180 milioni di nuove risorse che dovranno formarsi alle nuove esigenze e che avranno bisogno di spazi fisici dove poter lavorare. Ecco quindi che il legame dei beni confiscati con la formazione dei migranti, che dovranno solo essere separati da persone per bene a delinquenti come in ogni consesso sociale, dovrà essere la sfida della nuova Europa. E su questo problema si stanno confrontando anche paesi come la Spagna, il Portogallo e la Germania, che si trovano anche con le nuove mafie che stanno in quei paesi. Per riuscire in questo obiettivo e per evitare che ci siano casi isolati dove ci sono poi problemi di destinazione, di buone pratiche, noi 18 ne abbiamo parlato tante volte, occorre non solo fare sistema, ma essere sistema. In questo mondo complesso dobbiamo essere coscienti che si tratta di realizzare, per quanto riguarda i beni confiscati, ma anche per la criminalità organizzata e le mafie, un'operazione complessa come quella di un'opera lirica articolata in un deserto dove tira forte il vento. E allora lì ognuno deve fare il suo mestiere. Pavarotti deve fare il tenore, Uto Ughi il violinista, Muti il direttore d'orchestra, fino agli operai che devono mantenere le tele per evitare che il vento porti via tutta la scenografia. Un'opera complessa che richiede un senso profondo di bene comune e richiede una cosa mostro semplice che ricordavo a Tonino Palmese. Settimana scorsa era all'UNESCO e qualcuno ha detto lei è di parte perché mi ha visto col logo del Mediterraneo e con il crocifisso che i salesiani mi hanno dato perché abbiamo qui l'oratorio salesiano di Don Bosco con le reliquie. Ho detto che significa di parte? Dice no, lei è di una parte quindi non ha diritto alla parola. Ma lei come si permette? Dice, lei è ancora uno dei pochi mediocri, perché viviamo nella globalizzazione della mediocrità, che non è in grado di trasformare l'amore per il potere che ha infettato tutta la sua persona nell'indispensabile potere dell'amore, che significa oggi agire con competenza, competere, si tratta di competere con le capacità che ognuno di noi ha, per il bene comune e per la pace.
insieme, nel nostro piccolo, con umiltà, siamo in grado di ripercorrere questo percorso, riusciremo a risorgere e a restituire dignità e anche riscatto a grandi personaggi come Giancarlo Siani, come Paolo Borsellino, come Giovanni Falcone, come tanti che hanno sacrificato la propria vita per il bene comune. Quindi felicissimo di concludere queste celebrazioni con questo vostro incontro che è proprio in sintonia con il nostro essere e con il nostro operato. Grazie.